Ciao cari amiche, eccoci ritrovati a una nuova puntata dedicata sempre alla creatività. Oggi voglio presentarvi una cosina un po' particolare. Volevo presentarvi come realizzare dei nastrini personalizzati utilizzando un accessorio che so che molte di voi hanno e chi non ce l'ha può comunque vedere come si può utilizzare. Allora, è molto 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 semplice. Quello che andremo a realizzare oggi sarà questo bellissimo progettino. Il progettino è semplice, è alla portata di veramente di tutte voi e si può recuperare anche tantissimo materiale che avete in casa. Ma iniziamo subito. Ecco qua, la regia è subito bravissima che è sulle mie mani perché la cosa importante è vedere quello che io combino. Allora, sapete che potete scaricare gratuitamente l'app di eMark sul cellulare, sul computer o sul tablet. Andiamo subito a vedere come si realizza questa stampa. Andiamo a scegliere una riga, quindi siamo super tecnologici oggi. Andiamo a impostare immagine perché voglio prendere un'immagine che c'è all'interno del mio della selezione delle grafiche che io ho scelto e facciamo questo bellissimo orecchio, le orecchiettine del coniglietto, visto che comunque può essere un'idea proprio per Pasqua, ci siamo ormai. Allora andiamo a aumentare qui, lo andiamo a spostare, ecco qui. Ormai purtroppo metodi tecnologici sono parte della nostra creatività, però so che molti hanno questo apparecchietto anche per l'ufficio, quindi può essere un'idea veloce da farsi. Andiamo a cliccare su aggiungi, andiamo a mettere il testo, in questo caso andiamo proprio a digitare buona Pasqua. Ecco qua, le diamo l'ok, la possiamo spostare, come vedete, sempre nella scala possiamo andare a aumentarne la dimensione e nello stile carattere possiamo andare a scegliere il carattere che desideriamo. Quindi, come potete vedere, ce ne sono veramente tanti, 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 tanti. Io scelgo sempre lo stesso perché a me piace moltissimo questo. Volendo, posso andare anche a cambiarle colore, quindi qua posso decidere il colore della scritta, però a me va bene così. Vado solo a riposizionare un po' la misura. Ecco qua. Vado a vedere se è allineato, vedo che è allineato e quindi va benissimo. Cosa devo fare? Siccome io voglio fare un nastrino adesso, vado nelle proprietà e vado a digitare marca continua. Ok? Quindi vado a dire che voglio una marcatura continua. Vado a salvare, lui dovete ricordarvi di salvare sempre. Poi vado qui, sapete che le tre righettine sono sempre il menu, mi raccomando. Vado nelle mie stampe e come vedete ce ne sono diversi perché ho fatto un po' di prove prima. Vado a darle l'ok e mando in stampa, avete sentito pip pip perché loro comunicano. A questo punto sposto il mio tablet, prendo l'accessorio per i nastri, ecco qua, quindi vado a posizionare il mio nastrino. Allora, prima cosa, abituiamoci per avere le cose fatte subito per bene. Ecco, mi è caduto tutto. Andiamo a tagliare subito a codina di rondine il nostro nastrino, ecco qua, che così l'abbiamo già posizionato bene. Vado a inserirlo nella stazione qua nel righello per il nastro, ecco qui, perfetto. Vado a posizionarlo. Io adesso lo posiziono qua così perché ve lo devo far vedere. Ecco qua a posto. Lo vado comunque a srotolare sul tavolo dritto per la misura che mi interessa ottenere. Ok, prendo la mia stampante lineare, che realmente è un timbro a 360 gradi perché può timbrare di tutto. Vedrete che mi diverto molto con questo apparecchietto qua perché mi permette di fare nastri, di personalizzare veramente qualsiasi cosa. Allora, togliamo la basetta e vado a trascinare
In questo modo il nostro macchinino lo faccio scorrere per tutta la misura del mio trino. Ecco qua, mi è sfuggito, ma non importa perché lui continua a stampare. Ecco qua, lo riposizioniamo, vado a tagliare la parte finale. Ecco qua, ho tagliato e ho fatto il mio nastrino. Io adesso ne ho fatto soltanto un pezzettino piccolo perché mi interessa solo il pezzettino che mi serve per la composizione. Allora, ecco qua quello che potete fare, quindi recuperare questa è una bottiglietta del tè dove ho inserito un po' di tulle e ho messo il nastrino, può essere già un'idea di composizione simpatica. Poi che cosa ho fatto? Ho fatto l'ovetto che è quello che andremo a fare insieme oggi, per insomma una cosa veramente easy easy dell'ultimo momento. Quindi vado a prendere un ovetto di plastica o di polistirolo, lo posso colorare o posso anche non colorarlo come volete voi. Cosa serve? Il nostro biadesivo che sapete che ci aiuta sempre tantissimo il nastro di biadesivo e anche questo chi fa creatività ce l'ha sempre o comunque è uno di quei prodotti che anche in ufficio lo trovate sempre un filo di biadesivo. Andiamo a posizionare in questo modo. Ecco qui, vado a tagliare. La cosa più complicata al mondo è sempre tirare via questa parte qui, ok, quindi andiamo a togliere come gli adesivi con l'unghia, ecco qua, e adesso la nostra cartina la tiriamo via e andiamo a posizionare il nostro nastrino, ecco qui, perfetto, quindi molto molto semplice, proprio super super semplificato. Andiamo a tirare per bene, ecco. Provate a pensare anche, non so, per fare tutte quelle cose personalizzate per le comunioni, per il matrimonio, ma veramente di tutto. Così abbiamo i nostri nastrini super super personalizzati. Andiamo a prendere ancora un pezzettino di biadesivo. Ne ho preso un pochino troppo, posso tagliarne via un po'. Ecco, recuperatelo anche perché comunque questo pezzettino qua potrebbe essere sempre utile, quindi io lo appiccico su una superficie plastica, come può essere la rocchetta, come vedete, del mio nastro, ed è recuperabile. Se lo mettete sulla carta non è più recuperabile. Andiamo a mettere un pezzettino di nastro. Allora vi ricordo che potete sempre seguire tutte le mie puntate sul mio canale YouTube, La Ravella Video, e su tutti i miei social potete andare a scrivermi, richiedermi anche, se volete potete richiedermi anche questa piccola grafica, perché la cosa importante è che queste stampe, questi timbri, li possiamo comunque condividere, li possiamo sempre utilizzare insieme. Allora, qui sotto vedete tutti i miei contatti, il mio numero di WhatsApp dove potete comunque scrivermi. Allora, fatto questo, sapete che questi di plastica li possiamo andare, c'è il buchino, possiamo creare un bastoncino degli spiedini di legno, metterci un fiocchettino e metterci anche un fiocchettino in questa parte qua che può sempre andare ad abbellire il nostro nastrino. Allora, poi cosa possiamo realizzare? Allora, fatto il nostro nastrino, abbiamo i nostri ovetti, possiamo prendere un po' di tulle che ci ha avanzato il nastro, ok? Quindi questo sarà circa 1,5 m. E semplicemente ce lo andiamo ad avvolgere sulla mano in questo modo, in un modo molto veloce, ok? In questo modo qua, come potete vedere, e lo andiamo a bloccare così, proprio semplice semplice, per creare una sorta di nido. Andiamo
inserire all'interno del nostro nido magari un ovetto senza nulla, l'altro ovetto con i nostri, come potete vedere, nastrini. Provate a pensare se avete un ristorante di fare il fiocchettino personalizzato con gli auguri di Pasqua, il nome del ristorante, magari col barcode o così via, e poi lasciarlo in regalo ai vostri clienti. È un'idea che ci può stare, un'idea simpatica, e soprattutto in questo modo si sfrutta anche la stampante lineare per fare una cosa sicuramente piacevole. Allora, visto che abbiamo ancora qualche minuto, togliamo a questo punto il nostro nido, le nostri ovetti, la nostra bottiglietta decorata, e so che molte di voi, care amiche, hanno la mia fustella della Rosa Love, che come sapete, la mia Rosa Love sono queste le mie fustelle, sono queste qua. Quella, la Rosa Love e la Rosa Grande, e la Rosa Bouquet sono quelle piccoline. Quindi andiamo a vedere come velocemente si può realizzare la Rosa Love. Allora, dovreste avere la colla a caldo, bella, bella calda. Io adesso ve lo faccio vedere come ripassino, poi sapete che sul canale YouTube La Ravella Video le potete andare a rivedere. Palline, quando si lavora con del tessuto molto morbido, come questo, di carta all'interno della rosa. E dovete cominciare a chiudere a pacchetto, quindi in modo speculare, i vari petali della nostra rosa in questo modo qua, ok? Allora, già così vedete che è un piccolo bocciolino. Vedete però che adesso proprio con la ripresa dall'alto si vede benissimo la parte qua. La dovete andare a coprire, quindi la prima parte, il primo bocciolo, realmente quello che si chiudono sono i tre petali, care amiche. Perché un petalo viene schiacciato sull'altro quando si mette la pallina. Poi si mette un goccio di colla qua e si va a mettere in modo speculare, quindi non così, ma bensì così, vedete, a taglio dove c'è questa, l'altra rosellina. E colla calda da tutte le parti, ve la andate a schiacciare all'interno della vostra mano. Proprio dovete proprio tenerla a modello nido, proprio in questo modo. E poi continuate con tutte le altre, pezzi, ne servono 5. Quindi la rosa Love la possiamo fare in tessuto, la possiamo fare in feltro e la possiamo fare anche con i tessuti molto 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 morbidi. Allora, come vi dicevo prima, questa qua è una cosa che potete anche realizzare in tessuto, quindi con il biadesivo, però tutte queste info le potete trovare sul mio canale, sui vari social che voi conoscete benissimo. Vi lascio qua comunque sempre il mio numero di WhatsApp dove mi potete contattare, dove potete scrivermi e avere le varie risposte. E il nostro tempo, cari amici, ormai è veramente terminato. Io spero che anche questo video vi sia piaciuto, questo piccolo trucchetto per realizzare il nastrino vi possa aiutare. Qui i miei contatti, dove potete sempre, sempre, sempre scrivermi, e un saluto. Ciao, ciao!